Ma lo sentite anche voi questo rumore di cicale stupendo? Io dopo tanti anni che vivo alle Canarie mi manca da morire. Oggi siamo in Umbria, una regione ancora troppo poco conosciuta, troppo poco turistica, è una regione super importante per la gastronomia italiana, e con gli affettati, i formaggi, il tartufo, il cioccolato di Perugia. È una regione stupenda. Oggi siamo qui per due motivi, uno personale e l'altro adesso vi faremo vedere qual è. Sicuramente vi starete chiedendo, ma come mai dei video sull'Umbria in un canale YouTube delle Canarie? E certo, è normale, perché soprattutto gli italiani che vivono all'estero devono conoscere le nostre radici. Noi siamo un popolo con una cultura della Madonna e per apprezzarla veramente, soprattutto chi vive all'estero, deve conoscerla l'Italia. E quindi la mia missione sarà portarvi in giro con me in Umbria. Ed eccoci qua arrivati. Voi direte, ma dove ci hai portato? In una macelleria? Claro che sì. Veniamo apposta dalle Canarie. Ormai ci conoscono. Cioè. Sì, signora, sembra bene. Sì. No. Quindi i panini che volevo. No, io volevo i panini, Quante, devo signora? prendere la carne, mi devo fare a casa. Ah, beh, allora vai, spara. Quanto te vengono? Di peso, all'incirca Questo qua è sono. bravissimo. Chiudete, mi batte il sole sulla carne. Chiudiamo, è meglio? Sì, no, per battere il sole sulla carne. Però col fumo è tutto morito. Ah, fammene sei. È fantastico. È Umbra 100%. Bene. Ciao ciao. Allora, siamo arrivati a casa. Vi facciamo vedere che cosa abbiamo comprato. Ora Manuel vi illustrerà le prelibatezze umbre. Hamburger di vacca grassa Umbra. Poi Perfetto. Altro pacchettino, vediamo. salsicce di maiale, Fresche, ovviamente chiaramente. fresche, di produzione della stessa macelleria. Poi qua abbiamo il primo pacchetto delle bistecche di vacca grassa. Queste Questa è una meraviglia. Questo è sono due e qui abbiamo altri due pacchetti con altre due bistecche per ogni pacchetto, per un perfetto. totale di sei bistecche. Sei bistecconi che Intorno al saranno 1,2 kg ogni bistecca. praticamente i protagonisti della cena. Poi di qua, questo è un guanciale intero. Apriamolo. Ma che meraviglia. È buonissimo, tra l'altro. Qua abbiamo, qui dentro c'è la mortadella sempre fatta con maiale nero Umbro. Madonna che profumo, ragazzi. Vedete, ha un colore un po' più scuro di quella che si compra al supermercato. Perché ovviamente non ha conservanti, è fatta direttamente dalla macelleria stessa. Sì, ma praticamente ci ha inebriato solo col profumo. Poi di qua c'è, falla scoprire, salsiccette di maiale essiccate. Qua abbiamo
capocollo, o come si dice nel centro Italia, l'onza. E di qua invece il lombetto di maiale nero umbro, che questa è un'altra specialità fantastica da provare assolutamente. Anche questa ha riempito la stanza di un profumo eccezionale. Allora, proseguiamo con mozzarella di bufala. Cioè, non poteva assolutamente mancare. Un salame. Meraviglioso. Poi, di qua abbiamo pecorino umbro. Mamma mia. Ovviamente si avvicina al Ferragosto, dobbiamo pensare ai vari antipasti, aperitivi, stuzzichini vari. Certo. Questo però è di produzione di Norcia. Qui uno dei prodotti più particolari, forse meno conosciuti dai più, la coppa di testa. Io l'ho assaggiata per la prima volta poco fa e no, la dovevamo comprare per forza perché è qualcosa di spettacolare. E poi andiamo a concludere l'ultimo pacchettino, no? Credo sia l'ultimo, no, ancora no. Penultimo. Penultimo. Salsiccette di cinghiale, sempre essiccate, stagionate. Un po' più scure, buonissime, questi già le conosco. Buone, buone. E poi una sfiziosità che è un lavorato sempre da loro, dalla macelleria. Ci sono le bombette e sono due ripiene di mortadella e altre due ripiene di piccante e gorgonzola. Queste si fanno alla brace, la morte loro, però non molto calda la brace. Esatto, la brace non deve essere molto calda, oppure si possono anche fare semplicemente in padella, al forno, o come si dice a Roma, so buone pure sbattute al muro. Manuel, grazie, sei stato veramente fantastico. Lasciate il like e al prossimo video.